La formazione lombarda non perde dallo scorso 28 ottobre, da allora solo vittorie per la squadra oggi in maglia bianca. Si salta e si parte con la palla 2 conquistata da Milano. Sta anche per lui sui blocchi, subito cerca di farsi vedere Beverly, che poi porta un blocco per il numero 1, la tripla immediata di Giddy Potts che si sblocca. D'altra parte Sanguinetti in palleggio all'esitazione, poi trova con i giusti tempi Hogg sotto il ferro e dunque si riprende con la rimessa, 8 secondi dicevamo per Amato, il palleggio tripla senza esitare di Amato, in and out ancora saltoni di Beverly a conquistare il rimbalzo e a segnare. Uscita per Petrovic che ridà subito ad Hogg, si ripropone il duello sotto canestro, Hogg questa volta sbaglia ma recupera il suo errore, sbaglia una seconda volta e ancora molto reattivo nel recuperare il pallone. Nuovamente Beverly non vuole spendere il secondo fallo e Amato, dopo il blocco di Beverly, Amato riesce a trovare la via per il ferro dritto per dritto, torna sul più 3, 7-4. Poi difesa rivedibile di Potts, italiano trova benissimo la corrente Dustin Hogg, coinvoltissimo. Ancora Beverly a fare il blocco Sanguinetti, poi Amato con spazio, questa volta non perdona il numero 6. Ancora Amato in palleggio, il blocco di Beverly, il roll del numero 18 trovato da Amato e Beverly scuote il ferro dell'Allianz Cloud. Già dall'altra parte il numero 1 che prende il blocco di Beverly, poi la penetrazione, lo scarico per Lubusor in ritmo, il numero 7. Amato in qualche modo meno di 10 secondi sul cronometro 24, poi Lubusor nuovamente dai 6.75. Non sbaglia il numero 7. Ora Sanguinetti 10 secondi sul cronometro 24, Hogg prova la virata su Pluntic, si fa largo in qualche modo ed è bravissimo contro le braccia protese del capitano De Natale dopo il secondo errore, ma c'è il rimbalzo offensivo per la formazione ospite con Frattoni che trova Poma appena entrato in partita nei secondi 10 minuti di partita. Prova subito a scuotersi e lo fa con Ancelotti. Ora Landi, prima iniziativa offensiva, riapertura per Montano, sputata dal ferro, Rieti è già dall'altra parte con Ancelotti che trova Piccin al ferro, sbaglia il numero 13, ma c'è ancora una volta Pom che si fa vedere. Mancini, la penetrazione del numero 17, lo scarico in angoli per Montano, tiro complicato ma Montano lo manda a segno abbastanza facilmente il pallone. Poi dall'altra parte si riaffaccia con Sanguinetti che dopo un paio di finte si prende la tripla e anche lui la manda a segno. I tifosi di casa. Dall'altra parte Hogg come un leone, lotta, mostra i muscoli, va a segno anche lui. Sanguinetti in palleggio, l'uscita di Italiano va per le terre Potts, Italiano con metri di spazio, non sbaglia. Trova Montano in angolo, dai vai che non si concretizza, Montano cerca Beverly che va a segno di potenza. Sanguinetti dopo la finta trova Hogg, prova a togliere la sega a Beverly che poi recupera, si gira Hogg, va corto, poi combatte Beverly ma non riesce. Ancelotti è bravissimo a cogliere al volo l'occasione, a segnare e a subire il fallo offensivo. Severini, il tuffo per recuperare il pallone, non va a bersaglio, Italiano prova in qualche modo ad andare a segno, ci va invece Ancelotti con la correzione volante per coach Davide Villa. D'altra parte Ancelotti, ora è caldo, va col semigancio Mancino, a segno Ancelotti. Urania deve proteggiare il rientro di Rieti con Lubusor che dopo il time out, vediamo se Rieti ne approfitta con Piccin, la penetrazione, lo scarico per Petrovic in ritmo, il numero 10 non sbaglia, lui quasi raddoppiato, trovato poi Hogg che prova a farsi largo la difesa di Urania, una prima volta non va a segno, la seconda invece è quella. Sanguinetti ora in palleggio, trovato Petrovic, il consegnato per Sarto che non esita, si prende subito la conclusione da tre punti. 5 secondi, 4, Johnson fa saltare, poi Sarto si prende un'altra conclusione allo scadere. Dunque De Lui insieme a Piunti, Amato e Lubusor e a Severini ad aprire questo quarto. Lubusor, il 2 su 2 e dunque il 5-0 di parziale, vale il nuovo meno 2 per Urania che viene però subito battuta dalla tripla e dai. Ora Pozza prova lui a caricarsi Urania sulle spalle, la riapertura per Amato con 3 metri di spazio, non sbaglia, con Hogg contro Lubusor,
che prova a prendere fallo, non vi riesce. Poi solita giocata sull'asse, Amato, Poz li attenta alla rimessa, sfortunato Poz che non segna, lo fa invece Lupusor al posto suo. Bomba consegnato per Johnson, si apre il numero 30, va su Poz a tentare di ostacolare il giocatore. Il blocco volato da Pom, trovato Hogg, terzo uomo, e Pom dentro l'area di Mancina, morbida la conclusione da parte Real Sebastiani. Punti per Amato, la sua traiettoria è vincente. Blocco Montano, cambia Beverly, ora c'è Ancelotti, dimenticato dalla difesa di Urania, in fila italiano che riapre per Pom, la finta saltare Landi, poi a tutta velocità verso il ferro Pom, e viene sporcato da Montano, Montano che ora viene trovato sotto il ferro, il fadeaway di Montano e può far partire la transizione di Urania. Landi non esita, si prende un'altra conclusione e sono i suoi primi in palleggio. Il blocco porto da Landi, poi il numero 15 consegnato il blocco, Montano dimenticato dalla difesa di Rieti, non perdone. Forciare ulteriormente il gap, se ne incarica nuovamente Hogg che di Poz, il ricciolo del numero 1 corto, poi ancora una volta Beverly lotta sotto il tabellone, il reverse del numero 18, chiama e riceve il blocco di Beverly, ancora Ghidi Poz che si prende questa tripla estemporanea, ma è a segno. Lo scarico per Piccin in ritmo, vedete la sua conclusione, ma c'è ancora una volta Hogg che sta davvero dominando. Errato perché trova direttamente Johnson, può partire in contropiedi Rieti con Piccin che segna, subisce il fallo di Andrea Amato, chiamato in causa Hogg, si fa largo e prende posizione, la virata sulla linea di fondo e l'appoggio morbido al ferro contro Giorgio Piunti, corto sul primo ferro, poteva forse approfittare dello spazio un po' meglio Ghidi Poz, approfitta invece Hogg e Severini sulle piste di Johnson, ancora Severini commette fallo con la gamba secondo gli arbitri su Jazz Johnson. Amato che si fa tutto il campo da 10 metri, Amato non va a segno, la conclusione della vittoria, dunque a esultare è la Real Sebastiani Rieti.